Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un nostro nuovo video. Io sono Xuder e io sono la Pamina. E oggi ragazzi, per la felicità di molti di voi, stiamo per fare la doppia apertura del baule del clan, perché lui non lo voleva fare, ero così felice di fare una video tutto mio. No, abbiamo perché non lo voleva fare. Abbiamo raggiunto anche noi, abbiamo raggiunto anche noi ragazzi. No, perché il... tu non lo volevi fare fino a ieri sera. Raggiunto anche noi ragazzi il baule del clan a livello 10 e adesso andremo ad aprirli insieme a voi. Prima innanzitutto un bel orello veloce così proprio, 259 di gold, 4 giant royal, 17 barbarozzi, 18 spiriti del fuoco, sono del ghiaccio e 5 torre bombardiera. Prima di andare ad aprire il primo baule del clan, ci facciamo una bella partita, via. Di brutto, siamo saliti un po', 4193 trofei, vediamo di andare per le 4200. Allora, siamo contro il divino maialino. Che è divino maialino? Sarulo Sarmi. Grande. Che ha 4188 trofei per loro. Il divino maialino, molto così. Io mi devo troncare subito di qua, preciso. Ok, splittiamo con gli arcieri da dietro, il miner fa abbastanza male. E noi lasciamolo lì che va, ne tanto. Sì, non mi interessa adesso questo miner. Giocherei alti gli sgherri, lui va con lo spiritino del ghiaccio. Subito il doma, vediamo come va a counterarmi il doma. Ok. Principe nero. Preciso. Giù di prepotenza così. Spettacolo. Arciere e sgherri fermano il principe nero. No. Vediamo se la fa la torre. Ok, principe nero stoppato ragazzi, ai. E ho messo giù un estrattore. Estrattore di elisir per lui, questo c'ha il golem col double prince. Attenzione, vediamo un pochettino, lui gioca l'estrattore. Io vado con uno spiritino del ghiaccio, uno split di arcieri, degli sgherri veloci. E poi dentro di nuovo il domatore, attenzione c'ha il tris di moschettieri al 9 raga. Oh, peccato che il domatore viene fermato, riusciamo a fare abbastanza male. Andrei a deviare con una Tesla molto easy di qua. Benissimo, Tesla sul principe. Ok. Si butta un altro miner. Quello non mi interessa, andrei a fermare i due moschettieri così, perfetto. La pericolosità è adesso che lui mette giù il secondo pump e noi è infatti spirito del ghiaccio 3 4. Lui è over. Potevo aspettare un secondo, raga. Giocato un po' male qua. Abbiamo uno spiritino comunque a danneggiare. Fermi. Aspettiamo di andare nell'overtime. Ok, andiamo con il Pekka. Non c'è problema. Non li sa giocare molto bene questi. Questo secondo me gli estrattori. Eccoli là. Benissimo. Mi serve assolutamente la mia. Allora, innanzitutto andiamo con la Tesla centrale di qua. Preciso. Ok, non c'è fretta, fireball di qua, benissimo, e peccone di qua, vediamo un pochettino, perfetto, mettiamo sul peccone, lui questo non se lo aspettava. Andiamo adesso a pushare con lo grider e lo spirito del ghiaccio sulla sinistra, vediamo lui come ferma, ovviamente va giù di gang, io andrei senza paura a togliere la gang così, attenzione, al tris di moschettieri, ma un grider mega devasto, va a colpire, toglie... No, gli ho ammazzato due cose, non l'ho sprecata. Adesso lui mi entra, esatto, con questo di qua e con l'orda. Era ovvio. Peccato per l'orda, raga. Orda un po' pericolosa. Andiamo a fermarla. L'ho visto, ma abbiamo counterato bene, ragazzi. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E andiamo a portare a casa la partita. Passiamo finalmente di nuovo le 4200 coppe. Speriamo che siamo fortunati allora con questo baule del clan. Dai, 4222. Non l'hai giocato. Esatto. 1620 di gold con 7 skip. 34 caballeros. Ma basta. Le torri bombardiere me le deve dare sempre. 8 lapidi. Nice. 64, oh, non l'ho mai chiesto, raga. Non ho mai chiesto da quando ho iniziato a giocare a Clash lo spirito del ghiaccio. Li usi anche te, giusto? Vabbè, perché col Giant ci sta un botto. 11 macchine volanti, buono. Non servono le epiche, no. Purtroppo sono 142 gang di goblin. Speriamo nel peccone. E arrivano 3 barili, peccato. La
la cassa. Sì, l'ho aperta l'epica e ho trovato il pack, l'ho trovato. Va bene, ragazzi, questo era il mio baule del clan. Adesso ci spostiamo nel profilo della Pami. Swish! Ed eccoci qua, ragazzi, nel profilo. No, della Pamina. Intanto andiamo a prenderci gratis la nostra epica. Di brutto. Diteci la... Oh! La strega! Anche io ho trovato il pecca, raga. Cosa strega. Avete trovato voi, ragazzi? Scrivetecelo qua sotto, raga. Guarda quante streghe ho. Oh, 145 su 200, raga, scriveteci qua sotto che cosa avete trovato voi come epica gratuita. Facciamo tutto alla Pamina. Un golem, diamolo subito. Uno ne puoi dare, non 109. Andiamo a farci una 2v2, vai, anche le fireball. Lei te ne è premuto anche se ne può dare uno. Non sappiamo perché. Allora, giochiamo una 2v2, vai. Andiamo di brutto. Dai, cattivi così. 2v2 per la Pami è con... vediamo con chi è, con Princess. La tua amica, credo. Contro King. Oddio, c'hai Princess, sei contro King. Contro King più Shark Poo. Vediamo un pochettino come partono. Un Trish di lancieri dietro la torre centrale e un mago di fuoco sulla sinistra. Risposta eccezionale di Princess, che va con una coppia di luridi cavernicoli. Una Princess da dietro. Pami invece gioca il bombardino e va anche con gli sgherrini. Buona. Eccezionale anche il mago Zap, ma attenzione sulla sinistra. Strega che va contro Log Rider, viene congiato con un po' di ritardo. Di sgherri che entrano e stregone al 10 che viene distratto dai pipistrelli e colpito comunque dalla tower. Si parte subito con uno grider sulla destra, vediamo un po', no, purtroppo torre inferno. Pami ignora completamente l'attacco sulla destra, decide di agire con una strega normale. Questo bombarolo poi me lo spieghi. Allora vediamo di andare. Io gioco come voglio, non è che mi devi commentare, mi ci mancherebbe, se sbaglio o no. Ah, non era tuo il bombarolo, no, questo che ho messo di qua, no, questo che hai messo. Ah, ok, ok, tu hai messo quello di là, perfetto. Attenzione, bombardino della Pami, tutto calcolato. Se dare una bomba fa 300 di danno. Purtroppo adesso la fireball è super necessaria. No, decide di andare con un Tris di sgherri. Lo so, devi aspettare un attimino. 4.32 la torre, 2.539, 3.052. Entra però un bel gruppo di truppe e una bella... Zappa. Chi c'ho al telefono? Attenzione così, non puoi stare ferma, attenzione, buona la Princess, gli hanno fatto male o non gli hanno fatto, non si sa, riproviamo, io avrei giocato il Giant davanti alla Princess, fa niente, Princess che va ad attaccare una volta la torre e il Valchirione, buono il bombardino, bello Log Rider in distrazione, eccezionale anche il Giant, giocato di là, mi piace un botto, farà un sacco, no, avrei giocato una strega, attenzione ancora, ora attenzione al mago Zap che va sul Giant, buono però così, purtroppo l'esplosione del golem del ghiaccio danneggia tantissimo gli sgherri, tutti e due double fireball, e qua sono rovinati perché loro adesso gli entrano con lo grider, infatti è così, e con il barile addirittura non c'è molto che possono fare. Attenzione poison sulla sinistra per andare ad eliminare la torre, poison dovrebbe fare 630 se ricordo bene di danno, 30 secondi alla fine e per fortuna il mago di fuoco non va a colpire il bombardino. Attenzione, una furia giocata veramente in una maniera obbrobriosa, bellissimo il giant con dietro il bombarolo, ci sta un botto, bello il mago Zap, ancora fireball sulla torre, assolutamente sulla torre, ma non quella torre, quell'altra torre, porca miseria, vai che andiamo, cosa ti Zap. Vanno a 2 secondi dalla fine, attenzione, ma c'è il drago inferno, dovete fermare quel barile assolutamente. Ai 197, la poison fa troppo male e con il rocket purtroppo vanno a chiudere. Bella partita, GG. Andiamo a vederci, ragazzi, il... Parli troppo, me la chiedono sempre. Vuoi la rivincita? Allora, andiamo a vedere il mio baule del clan, ragazzi, che è stato finito sabato mattina. Ci teniamo a precisare anche questo. Sì. Allora, apriamo il mio baule del clan. Sono 1620 di gold, 12 spiriti del fuoco che non uso, 29 orda di sgherri. Not male. 70 goblin lancieri che non uso. Che schifo di baule. Abbiamo sbloccato. Grande. Per me è una schifezza il baule. Prego, una schifezza qualsiasi carta che non sia delle sue 8. No, ma perché non mi piace. L'ho visto in azione, non mi dice niente di col che. Col tuo giant farebbe troppo brutto.
Poi mi sblocca il barilo. Sono 29 bombaroli. Di prepotenza, ecco, ragazzi. Barolo va controcorrente. Due archi, adesso era 190.000 torre bombardiere. 97 fornaci, pensavo una cosa del genere. Beh ragazzi, sgancia anche tu il like se ti è piaciuto questo video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e attivare sempre la campanella, anche se non vi dà le notifiche, no, perché a me oggi non attivate, me la dà, attivatela lo stesso. Grazie ragazzi per aver guardato questo video, vi mandiamo un bacione grande e noi ci vediamo presto. Ciao, ciao.